Per quello che riguarda il blues, divideremo il tutto in diverse puntate, 4 o 5 sicuramente. E cominciamo a parlare innanzitutto di quelle che sono le influenze legate al blues. Quando si parla di blues, si parla esclusivamente per la prima parte, la parte natia del blues, di religione africana. C'è stato quel discorso fondamentale della colonizzazione del nord, centro e sud America, dove gli schiavi venivano presi dalla parte centrale dell'Africa e venivano portati a Cuba, a La Habana, a San Cristobal de La Habana per intenderci, e poi venivano dirottati un po' in tutti i vari, le varie parti del continente americano. E da lì si vanno a creare delle sottoculture molto interessanti, perché si va a miscelare quella che era la cultura autoctona, quindi degli indios, dei nativi americani, con le culture africane e quelle europee, dando forma a tante sottoculture molto importanti. E da qui ne consegue anche una modifica sostanziale di quella che era la religione base, che veniva proprio dall'Africa. Dato che la stragrande maggioranza veniva proprio dal Golfo della Guinea, quindi tra Ghana, Nigeria e la parte centrale dell'Africa, la religione predominante in quelle zone africane era la religione Yoruba, che poi venne trasportata a pie pari nel nuovo continente e cambiò nome e qualche usanza in base poi a dove venivano dirottati questi schiavi. Quindi, al centro America ci trovavamo dinanzi al discorso legato alla dottrina vera e propria Yoruba, Cuba, Repubblica Dominicana, Puerto Rico, tutte queste zone, parte del Messico, mentre al sud, per gli schiavi che poi finivano in Brasile, si sviluppò un'altra religione, che era il Tambores de Minha. Mentre ad Haiti, Louisiana, Mississippi, la parte sud degli Stati Uniti, il voodoo, che erano tutte collegate comunque alla religione base, che era quella che veniva dal Centro Africa. Perché parlo di questo? Perché tutte queste musiche di questi popoli dal nord, centro e sud America erano collegate da questa religione cardine, che poi si andò a miscelare, come dicevo poc'anzi, con tutto il discorso inerente alla tematica delle popolazioni autoctone e l'influenza anche delle culture ispaniche, francesi, portoghesi e inglesi. È fondamentale stabilire questo, perché da qui in avanti si va al giro di boa. Non è più la semplice cultura africana, ma è la cultura africana che si adopera per emergere in un altro continente, in un'altra cultura, in un regime di schiavitù. Quindi tutto molto difficile, ma comunque poi la situazione si è evoluta in maniera positiva, perché sono nate veramente tante culture molto molto interessanti. Per quello che riguarda il blues, dobbiamo tenere da conto quello che riguarda la religione voodoo. Quindi, quando noi ascoltiamo alcuni brani legati al blues, sentiamo dei termini tipo mojo, tipo black cat bone, tipo crossroad. Sono tutti termini che sono inerenti a delle tematiche magiche provenienti proprio dall'Africa. Nel mio libro Storie e saggi sulla musica nera dal Mississippi a Cuba dedico proprio un capitolo sul voodoo, perché è fondamentale per quello che riguarda il blues. Poi non so se vi è capitato di vedere qualche film dove c'erano proprio le sacerdotesse voodoo con questi musicisti che suonavano. Mi viene in mente adesso quel Blues Brothers 2000, ovvero la seconda edizione del Blues Brothers con Dan Aykroyd, dove c'era la sacerdotessa voodoo che faceva dei riti e quant'altro, tutto condito da musica blues. Beh, quella era una maniera un po' simpatica per vedere questa storia legata alla musica e al voodoo, ma rende in parte l'idea. Rende l'idea perché da quel momento in avanti anche il grande pubblico capì che forse la parte magica c'era, legata alla musica nera, soprattutto nella parte nordamericana, legata al blues, legata all'early jazz, oppure a quell'ibrido tra jazz e blues che non aveva una connotazione vera e propria. Quindi tanti termini che andiamo a trovare nelle canzoni, per esempio il mojo è un amuleto, un portafortuna, è un sacchetto che contiene determinate cose che fanno parte di un rituale, e di solito i bluesmen avevano il loro mojo, il loro portafortuna, che poteva essere un osso, poteva essere un sacchetto contenente erba, sassi, poteva essere una cosa indefinita che veniva poi sacralizzato tramite un rito voodoo.
Quando si parla di crossroad si parla del crocicchio, dell'incrocio, perché nel crossroad uno può incontrare anime, avere dei vantaggi dalle anime dal punto di vista materiale. Quando si parla di Black Cat Boon è una procedura dove si prende il gatto nero, si mette a bollire il gatto nero morto, il primo osso che viene a galla, quello è un osso che diventa sacro e diventa una sorta di portafortuna, e dicono anche nel voodoo che renda l'uomo invisibile, dia il dono dell'invisibilità. Beh, sono tante storie che però raccontano un po' il discorso religioso dell'epoca proprio. Nel blues questo è fondamentale, perché come troveremo poi anche quando parleremo di musica cubana, quando parleremo di musica legata all'early jazz, quando parleremo anche di musica brasiliana, questo discorso verrà fuori perché è ridondante, si trova in continuazione in questi brani. Non vogliono distaccarsi da questa cultura africana base, che comunque poi si è evoluta. Per quello che riguarda i neri d'America, del Nord America, tante cose che erano legate all'Africa vennero stravolte. Per esempio in Africa si lavorava dal punto di vista musicale con un ensemble vero e proprio, quindi più musicisti insieme che andavano ad operare e per la creazione di un brano. Invece con l'avvento del blues la situazione cambiò perché si andò a trovare il musicista singolo che da solo cantava e suonava. Loro crearono la batteria, perché ancora il discorso legato alla batteria non esisteva, perché c'erano diversi musicisti che suonavano determinate parti ritmiche, ognuno a sé stante, e unite creavano una mescola musicale. Con la creazione della batteria ad opera proprio della popolazione afroamericana, questo scompare, un unico musicista che riesce a suonare tutti i vari tamburi, e già questa è stata un'innovazione fondamentale dal punto di vista delle annotazioni, delle note, quella cosiddetta blue note, ovvero l'alterazione del quarto grado della pentatonica minore. Sto dicendo quasi una parolaccia, purtroppo è così, la pentatonica minore è fondamentale. Ci sono quelle due note aggiunte che non fanno parte della scala, anzi nella scala europea come siamo abituati ad ascoltarla noi è quasi una stonatura, anzi è una stonatura vera e propria, mentre nel giro blues in settima non stona, anzi dà quel tono veramente particolare, melodico. Poi viene anche seguita quella quarta nota della pentatonica in maniera un po' calante per dare quel senso un po' di tristezza aggiunta. E però queste tipologie di suoni li troviamo in Africa. Se noi sentiamo un suonatore di kora dal Senegal, dalla Nigeria, da quelle zone, dal Ghana, da tutta quella parte lì dell'Africa, troviamo queste note, le troviamo regolarmente anche nel modo di cantare, troviamo queste note che nella grammatica musicale occidentale tra virgolette erano considerate stonate. Non era il quarto di tono famoso della musica araba, attenzione, qui si parla di un'aggiunta su una nota da pentatonica che è un semitono, quindi col quarto di tono non c'entra assolutamente nulla. Che vi dice che è il quarto di tono arabo non ha capito assolutamente una cippa di questa cosa, quindi facciamo fuori questa storia una volta per tutte. Quindi vediamo tanti contributi che dall'Africa vanno a finire dentro al discorso della musica blues, poi con i canti di lavoro, le work songs per intenderci, si dà spazio anche all'ensemble negli hollers, dove ci sono dei cantanti che stanno in un campo e cantano, dall'altro campo altri lavoratori rispondono con altre strofe, con altri ritornelli, quindi un modo per dire guarda ci siamo anche noi, comunichiamo e ci teniamo su di morale cantando queste cose. Quindi arriva il gospel, che è un sentimento di gruppo a differenza del blues, di una comunità, che poi chiaramente, come capita anche in Centro e Sud America, tutti si rifacevano un po' ai santi come formule quasi apotropaiche per regalargli un po' di benessere, un po' di tranquillità. A differenza invece del blues, dove si prende il singolo individuo, quindi c'è il discorso tra gospel e blues legato alla singolarità del soggetto. Il mal di vivere del bluesman è diverso dal gospel. Nel gospel c'è la speranza e c'è un gruppo di persone che interagiscono. Nel blues c'è un uomo da solo, spesso vagabondo, che canta la sua tristezza e tutte queste cose. Bene, nella prossima puntata parleremo
degli strumenti rudimentali che erano le cigar box, e vediamo come l'uomo, anche in difficoltà, riesce a portare avanti la sua cultura, la cultura, e riesce a fare musica. Grazie a tutti voi, alla prossima puntata. Ti ricordo il doppio appuntamento ogni 15 giorni con World Music Club e Storie di Blues. Il martedì sera dalle 22, Blues on Air Radio Show dal sito radiofm.net, e nel web scopri centinaia di biografie inerenti musicisti e strumenti musicali su dariospesani.it.